Fortunatamente abbiamo tante attività diversificate durante le nostre missioni in orbita, per cui abbiamo la possibilità di spaziare su tantissimi tipi di attività, dalla scienza, vari tipi di esperimenti, all'attività fisica, all'osservazione del nostro pianeta, all'interazione con i nostri colleghi. Per cui non direi che per quanto mi riguarda c'era un pensiero ricorrente, però è chiaro che quando osserviamo la Terra siamo tutti sempre affascinati e sempre più innamorati del nostro pianeta. Non c'è un futuro che riusciamo a predire o a prevedere. In questo momento stiamo puntando moltissimi sforzi e risorse sull'esplorazione al di là dell'orbita bassa terrestre. È un momento di transizione in cui appunto l'orbita bassa terrestre viene data sempre più in gestione ad aziende private, quella che si chiama la commercializzazione, proprio per poterci spostare verso l'esplorazione lunare, poi oltre verso, perché no, quella marziana, che è ancora lontana ma verrà in un futuro che spero il più prossimo possibile. Abbiamo già in programma di costruire una stazione intorno alla Luna, si chiama Gateway, è già in costruzione, fra l'altro due moduli già in costruzione qui in Italia presso le nostre aziende a Torino, e quindi questo si allontana già dalla categoria del sogno per diventare più un progetto nel quale speriamo di essere coinvolti il prima possibile. Sappiamo che come astronauti europei abbiamo tre voli in arrivo all'interno della prossima decade. E poi al di là di quello, sicuramente l'idea è di portare un astronauta europeo sulla superficie lunare all'interno dei prossimi 10 o 15 anni. Per cui direi che queste due attività sono nell'ambito del progetto più che dell'ambizione. Non mi piace parlare per assoluti, perché ad ogni difficoltà corrisponde un'opportunità, e ogni opportunità corrisponde anche un'occasione per migliorarsi. Per cui è chiaro che in addestramento, le varie materie che affrontiamo, i vari tipi di addestramento che affrontiamo, ci sono quelle in cui abbiamo più facilità nell'assolverlo, quelle più complesse, ma per quanto mi riguarda, e credo che riguardi un po' tutti quelli che fanno questo tipo di lavoro, noi andiamo a ricercare difficoltà proprio per cercare la soddisfazione di poter evolvere un po' come persone, come professionisti. È chiaro che poi quando sulla Terra si vivono momenti estremamente complessi come questi, il nostro desiderio non è quello di andare via, ma è quello di poter contribuire in tutti i modi che possiamo. Chi fa scienza, chi fa tecnologia, chi fa esplorazione può contribuire con la divulgazione del pensiero scientifico.